È partito da Baia Flaminia il mercoledì a Pesaro del ministro della difesa Lorenzo Guerini. Ministro che assieme al sindaco Ricci e alla benedizione dell'arcivescovo Sandro Salvucci ha intitolato il parcheggio di Via Belgrado Largo Caduti di Nassiria. Lo ha fatto svelando una stele sulla quale sono incisi i nomi delle vittime militari e civili del 12 novembre 2003 e le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un gesto della memoria che per il ministro è quanto mai presente nell'impegno e nell'attenzione verso i conflitti attuali. Sicuramente c'è il sentimento di commozione nei confronti dei caduti, dei caduti di tutte le guerre. Quando ci parliamo di caduti parliamo di vite spezzate, parliamo degli effetti drammatici dei conflitti, delle guerre, e quindi questo ci deve spingere a lavorare perché si trovino le soluzioni diplomatiche ai conflitti anche in un momento così difficile e così complesso come il conflitto generato dall'aggressione russa all'Ucraina. Noi stiamo sostenendo l'Ucraina, ma dobbiamo a fianco a questo sostenere e rafforzare tutti gli spazi di soluzione diplomatica su cui anche l'Italia è impegnata nei consessi internazionali ma anche nella propria azione. Nassiria è il passato, ma il Medio Oriente resta il presente di molte missioni italiane. Noi siamo impegnati in quella regione anche con le nostre forze armate, con l'impiego dei nostri militari. Voglio ricordare che siamo un contingente molto significativo in UNIFIL, la missione delle Nazioni Unite in Libano, dove abbiamo avuto negli ultimi 3 anni e mezzo il comandante. Abbiamo assunto da poco il comando della missione NATO in Iraq, dove siamo presenti con numeri significativi. Siamo presenti in Kuwait, abbiamo un impegno molto forte per la stabilizzazione di quell'area, per il rafforzamento delle istituzioni di quell'area, perché è fondamentale per il nostro interesse di sicurezza. Quell'area si proietta sul Mediterraneo, che è il centro nevralgico dei nostri interessi, anche degli interessi di sicurezza, su cui l'Italia è fortemente impegnata sia con il proprio strumento militare che con l'attività economica, diplomatica, commerciale, culturale, di incontro tra i popoli.